Cari amici, benvenuti di nuovo sul mio canale YouTube. Oggi vi ho condotto in un paese veramente originale. Siamo nel comune di Camaiore, quindi in provincia di Lucca ovviamente, e in Versilia. Il paese si chiama Gombitelli e, come avrete potuto vedere dall'indicazione stradale, è un'oasi linguistica. O meglio, alcuni, pochissimi, anziani ancora parlano una lingua misteriosa che non ha niente di toscano e neanche molto di italiano moderno. Una lingua che facciamo risalire al nord Italia, nelle zone tra il bergamasco e il bresciano. O almeno così si pensa, perché queste zone sono state effettivamente raggiunte, ma nel 1400, da lavoratori del ferro battuto che, giungendo qui da quelle terre lontane, approfittarono della presenza sul territorio di ruscelli che mandavano le forge, ovviamente per il metallo, l'estrazione del prezioso minerale che avveniva poco distante da qua e soprattutto il prezioso legno di castagno che dava un carbone adatto per le loro fucine, per le loro forge. La lingua rimane perciò all'interno di questo nucleo piuttosto piccolo di persone ed è una lingua che assomiglia moltissimo al longobardo, che fu invece molto più antico, anche loro, guarda caso, grandi cesellatori di metalli, lavoratori del ferro. Queste zone hanno sempre avuto questo tipo di influenza e il ferro è l'elemento tipico di Gombitelli, tanto che fino a qualche tempo fa erano famosi in tutta la Toscana i chiodi di Gombitelli, ovvero i grandi chiodi realizzati esattamente lungo i ruscelli di Gombitelli. Sono qui per parlarvi di botanica, anzi di etnobotanica, e in questa clip voglio spiegarvi una pianta che cresce facilmente in queste zone e che anche questa è provvista di certi chiodini. Un paese antichissimo, Gombitelli, già citato in documenti del Settecento, pensate, ma come spesso accade nella storia di questi nostri territori, già precedentemente era stato un castellare ligure apuano, poi occupato dai Romani e quindi poi i Longobardi, e nel mondo medievale lo troviamo per la prima volta occupato dalle truppe lucchesi, un luogo antichissimo. La pianta di oggi appartiene alla famiglia delle leguminose. Sì, perché ha un piccolo legume, un baccello, legato da una stringa che contiene in una sorta di tasca o di siliqua, appunto il baccello, i suoi semi. Queste piante possono anche essere definite papilionacee, dal greco antico papilio, che significa farfalla. E è per questo che il fiocchettino che mettiamo con il frac si chiama papillon. È una parola francese, ma richiama quel classico antico termine, appunto il greco farfalla. Oppure possiamo chiamarle anche fabace, dal latino faba, che noi traduciamo nel moderno italiano con il termine fava. La pianta in questione, eccola, è qui. Ononis spinosa delle leguminose, oggi con le sue splendide fioriture rosa confetto ci regala una visione d'insieme di una pianta davvero gradevole a vedersi, ma molto spinosa, tanto che in dialetto lucchese può anche definirsi prunaca. L'Ononis spinosa è una pianta medicinale. Se ne ricavano diversi rimedi in macerati alcolici, in un alcolico qualsiasi che può essere grappa, acquavite, certo anche l'alcol da liquori. Dopo un paio di settimane di macerazione, delle sommità fiorite, foglioline, a volte persino le radici,
Ecco che se ne ricava un rimedio, dicevo, adatto per la cistite e tutte le infiammazioni delle vie urinarie. È un rimedio di emergenza, molto efficace, molto rapido nella sua esecuzione terapeutica. Le donne una volta sapevano realizzare una pratica di pestatura nel mortaio, una realizzazione di un rimedio davvero efficace, ripeto, per prendersi cura di queste affezioni tipiche, molto comuni. Allora ripetiamo il suo nome. Ononis spinosa delle leguminose o anche papilionace o fabace, una pianta volgarmente chiamata prunaca, è un cespuglio che di solito viene lasciato quando si taglia l'erba, oppure anche quando pecore e mucche sono al pascolo, la brucano solo se ne sentono il bisogno, altrimenti rimane sempre in situ. Allora, dal paese di Gombitelli, nel comune di Camaiore, in questo originale borgo persino parlante una lingua antichissima così misteriosa, Marco Pardini vi dà appuntamento a un'altra clip etnobotanica e naturalmente vi invita ad iscrivervi al mio canale YouTube qualora questi lavori fossero per voi graditi al punto da ricevere notifica ogni volta che ne pubblicherò uno nuovo. Grazie!